abbiamo fatto le cose in grande, Sì, perché abbiamo trovato il negozio giusto. E Carlo, la persona giusta. Carlo, il tuo ex? Ma no, l'arredatore! Ci ha aiutato nella scelta e abbiamo trovato tutto quello che stavamo cercando. E poi ho pensato anche agli sconti, fino al 40%. E bravo l'arredatore! Oh. Sogna in grande, da noi è possibile! Il banco qui, eravamo 5 banchi, 2 di abbigliamento e 3 di fiori. Ci avevano spostato qui in seguito alla pandemia perché prima i fiori erano tutti in Piazza del Popolo. Poi il 30 di marzo è finita la pandemia, ma hanno pensato di lasciarci qui perché c'era in essere lo studio di un nuovo spostamento del mercato che dovrebbe avvenire in totale il 21 di novembre. Ora sono partiti dei lavori in via Stengo. Cosa ha deciso il comune? A parte che gestire i lavori in via Stengo potevano gestirli non il lunedì, perché sono lavori che in 4-5 giorni li finiscono, ma dal martedì al venerdì. No, hanno preferito spostare 5 banchi di via Stengo e metterli ai nostri posti e noi mandarci in Piazza del Popolo. Quindi per 4 settimane subiamo 2 spostamenti. Ogni spostamento che fa un banco del mercato è una perdita economica. In più ci hanno avvisato lunedì alle 5:30. Come faccio io a avvisare i miei clienti? No, certo. Quindi, poi, ci tengono tanto all'immagine del mercato, eccetera. Perché mettere 2 banchi di abbigliamento in mezzo ai fiori? Abbiamo fatto delle proposte, abbiamo fatto una piantina cercando di rimanere qua, rinunciando anche un metro a banco per starci tutti. Ci hanno detto che non era possibile. Quindi noi oggi, io in particolare, io sto protestando singolarmente perché non mi sento ascoltata e tutelata, perché il mercato deve essere visto come un'opportunità, non come un problema. E non è che ogni volta che c'è un problema di viabilità, un problema di rifacimento lavori, una festa, un'organizzazione del comune, prendi e sposti il mercato. Perché ogni spostamento, tu sposti una ditta che ha investito dei capitali e gli crei una perdita economica, che in questo momento un'ulteriore perdita economica, altro che danneggiamento, è di più, altro che danno, scusi. In vista dello spostamento del 21 novembre ha già avuto rassicurazioni sul posizionamento del suo banco? Sì, abbiamo già scelto i posti in base all'anzianità come si fa di solito e so già dove andrò a finire. Quindi potevo avvisare i miei clienti con comodo perché avevo 3 lunedì per avvisarli. Invece così non posso avvisarli. In questo momento si aspetta, vista la protesta, di essere ascoltata dal sindaco e dagli assessori? Non lo so, perché a parole mi era stata detta sì, che guardavano eccetera. Ai fatti ci è arrivata una PEC venerdì nel quale ci diceva che no, non era attuabile. Però un po' di buona volontà, un po' di buona volontà, sia da parte del comune che anche da parte un po' dei nostri colleghi e dei sindacati, la soluzione si poteva trovare per lasciarci qui per questi 3 lunedì.